vorrei morire oh. 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 <ride> <ride> grazie per avermi ceduto il tuo corpo penso che mi ci troverò bene Penso che mi divertirò molto adesso. <ride> oh, che mal di testa. Emma, perché non riesco a muovermi? Che fine ha fatto Prepuzio? Che, che cosa sta succedendo? Aiuto! si sta bene in questo corpo a te guscetto vuoto ti mettiamo qui ah, bello e quindi questa è la postazione dove gira i video eh? questa è la videocamera beh posso iniziare a rovinargli la reputazione quanto mi diverto allora com'è che era ah sì. Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo 88. E prima di iniziare con la sessione di oggi, voglio ricordarvi che in descrizione di questo video trovate il link che vi rimanda alla homepage del sito www.pumpling.com. Su cui trovate magliette, felpe, zaini, scarpe, cover per smartphone, calzini, stampe, chi più ne ha più ne metta. Tutte rigorosamente a tema nerd, ce ne sono di bellissime, quindi. Se vi interessa avere eh, questi prodotti con il 20% di sconto, potete utilizzare in fase di acquisto del mio codice sconto VLASLO, che potete utilizzare quante volte volete per acquisti inferiori ai 50 euro. Se invece eh, volete acquistare prodotti per più di 50 euro, usate in fase di acquisto il mio codice sconto Power25 e avrete il 25% di sconto. Quindi, Uh, se vi interessa sapete cosa fare, ora bando le ciance e iniziamo subito con la recensione di oggi sigla allora oggi voglio parlare di un film che in tanti non hanno apprezzato ma che secondo me è veramente interessante mi riferisco a Piccolo per la regia di Jenny Gage ed è After è probabilmente uno dei migliori film che abbia visto in questo 2019 perché è molto profondo, con riflessioni sull'amore mai banali, per non parlare di una regia che è semplicemente stratosferica. Perché Jenny Gage è riuscita a valorizzare ogni inquadratura con una maestria insospettabile. Quindi voglio spiegarvi adesso perché secondo me After è un film... Semplicemente meraviglioso. Ma che cosa sta facendo? No, 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 no. Non posso permettere che faccia una cosa del genere. Già è strana la situazione così. Forse se mi concentro riesco a. Fondamentalmente, la grandezza di After sta nel. Oh, oh, oddio Oddio. No, 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 no e no. Oggi voglio parlare di un film del 2019 per la regia di Jenny Gage ed è After. Ma ragazzi. Questo film è semplicemente un peto nel vento, è una supernova di sterco di pavone, è un brillamento solare di merda di bibistrello piuttosto che riguardare questo disgustoso ammasso di merda gocciolante da una grondaia troppo arrugginita, preferirei farmi tatuare sull'interculo il nome di Edward Cullen, ma siccome non voglio morire prima del tempo perché mi sta per partire l'embolo Andiamo con ordine. Allora, che After sia un film di merda, lo sanno in tanti, ok? Perfetto. Ma perché è un film di merda? Perché innanzitutto è tratto dalla serie di romanzi scritta eh, da Anna Todd che eh, aveva iniziato su Wattpad, ok? Uh, e è una sorta di mezza fan fiction, perché se non sbaglio, il personaggio di Ardin è, è stato scritto basandosi su uh, un membro di One Direction, credo fosse Zayn Malik, uh, comunque sia uh, su uh, uno di quei cantanti che piacciono tanto alle ragazzine, e quindi uh, in sostanza uh, questa scrittrice. Eh, si è immaginata una storia d'amore complicata e adolescenziale tra eh, Ardin e Tessa. Tessa eh, entra pieno diritto nell'Olimpo delle rincoglionite che eh, si innamorano della persona eh, sbagliata in questi film. Qui non parliamo di eh, ragazze che si mettono con magari qualcuno che mh, non è compatibile con loro per l'amor del cielo. Può succedere così come può succedere che magari purtroppo una donna una ragazza si metta con un uomo violento queste sono cose su cui non scherzare ma qui si parla di qualcosa di diverso qui si parla proprio di storie d'amore che vengono fatte passare come bellissime anche se complicate con personaggi che al massimo si meriterebbero un'ordinanza restrittiva e dopo Edward Cullen, dopo Mr Grey che sicuramente detiene il titolo di re eh, dei messi male, abbiamo Hardin Scott. Ma adesso vi spiego che cosa succede in questo After. Ovviamente, come al solito ci saranno spoiler, non penso che la cosa vi interessi, ma io ve lo dico quindi, se non volete sapere nulla su After prima di averlo visto non proseguite con la visione di questo video. Peraltro il film è stato recentemente aggiunto sulla piattaforma Amazon Prime Video, dove io infatti l'ho guardato, per cui me lo sono anche visto in alta risoluzione. Pensate perché non l'ho visto al cinema, avevo intenzione di comprarmi il Blu-ray o il DVD comunque di comprarlo in un video, ma ho visto che l'avevano messo su Amazon quindi ne ho approfittato, ringrazio il signor Amazon Prime Video, che di nome fa Giovanni se non sbaglio, per aver ehm, aggiunto il film facendomi così risparmiare eh, il costo del DVD eh, Blu-ray. Io sono un grande sostenitore dell'acquisto per l'amor del cielo, però se eh, posso vedere qualcosa su una piattaforma eh, in streaming, se non mi interessa il prodotto più di tanto, allora preferisco. Ecco perché io compro. Eh, I blu-ray o i DVD dei film che effettivamente eh, voglio guardare. Ecco, quindi il punto è che innanzitutto il film inizia in un modo che mi ha fatto morire da ridere perché eh, ci sono molte pellicole eh, che vengono prodotte da diversi studi. Ok, e quindi ogni studio mette il suo logo. Il punto è che io credo di non aver mai visto un film con così tanti loghi all'inizio. Saranno un minuto di soli loghi, tra cui quello di Wattpad Studios. Quindi Wattpad ha messo in piedi uno studio di produzione e distribuzione cinematografico per poter dare vita sullo schermo alle opere che vengono scritte sulla piattaforma. Se non lo sapete, Wattpad è una piattaforma eh, dove per lo più vengono scritte fan fiction o comunque romanzi. Di persone che non trovano un editore, chiediamoci come mai, e che in alcuni casi sono riuscite a creare dei casi editoriali e poi le opere inizialmente messe su Wattpad andavano eh, a finire nelle librerie perché alcune case editrici si interessavano. Così come è accaduto con questo capolavoro di saga di Anatod, di cui esistono, se non sbaglio, eh, circa sei libri, uno dei quali è un prequel, eh, pensate addirittura una storia del genere. Già il fatto che eh, una storia d'amore tra due deficienti come questi si meriti, secondo Anna Todd, più eh, di 20 pagine è, è frustrante. Figuriamoci l'idea che ci possono essere prequa e spin-off e cazzate varie. Cioè, questa è una cosa che, che mi fa scoppiare il cervello che non avete idea. Comunque sia, um, per l'appunto ci sono tutti questi studi, io ho pensato proprio tana, mi ricorda quella volta in cui ho scoperto che Baby di Justin Bieber è stata scritta da una cosa come 8-9 persone. Ed è una canzone in cui il cui ritornello fa solo Baby, Baby, ooh, Baby, Baby, fa ridere questa cosa. Poi ovvio, quando si intende scrivere una canzone eh, si intende anche la musica, non solo il testo, però mi fa abbastanza ridere che una roba del genere abbia richiesto lo sforzo. Eh, di più di una persona. Poi vabbè io di musica ne capisco sicuramente eh, poco. Per cui eh, magari si tratta di un brano complessissimo e io non avevo la minima idea, però non so perché c'è qualcosa che mi fa dubitare di questo. Ma comunque, andando avanti, eh, vediamo finalmente qualche immagine con la voce di ehm, Tessa che è la protagonista interpretata dalla sorella di Catherine Langford che è la Anna Baker di eh, 13 Reasons Why però eh, questo personaggio a differenza di Anna Baker che esce di scena piuttosto presto anche se la vediamo nei flashback rimane vive vegeta per tutto il tempo facendoci mettere continuamente le mani nei capelli per quello che fa, ok? E vorrei farvi notare una cosa, come mai in questi meravigliosi romanzi come Twilight oppure 50 sfumature le protagoniste sono tutte fottutamente uguali? Fateci caso, sono tutte un po' imbranate ma comunque dotate di un potenziale di bellezza altissimo. Eh, sono tutte attratte da degli psicopatici di merda e sono anche delle superficiali del cazzo perché Stanno con loro perché comunque sono dei fighi, sono quelli che vogliono tutte. Insomma, eh, farsi guardare male dalla stronza di turno che prima si scopava il figaccione e adesso pensa: Oh no! Perché sta con lei? Che non è bella quanto me! È sicuramente una cosa che fa bene all'autostima, va bene, però poi arrivano i momenti in cui questi tizi si comportano come i maniaci che sono e loro si stupiscono pure. Come se, ad esempio, un Mr. Grey non lo si vedesse subito che non ci sta eh, molto con la testa. Però a quanto pare. Questo non interessa, conta che siano belli e dannati, che poi belli dove, ma questo è un altro discorso. E Tessa uh, dice: La mia vita prima era semplice, ma dopo di lui c'era solo dopo. Qualcuno può spiegarmi a proprio a livello ma di tutto lessicale, grammaticale, semantico, cosa cazzo vuol dire questa frase? Cosa vuol dire dopo di lui c'era solo? dopo. Che cazzo vuol dire solo perché devi giustificare il titolo del film che è After o del libro, perché questa frase se non sbaglio c'era anche nel libro, mi spiegate che cazzo vuol dire? Cioè, io mi immagino le persone in sala che sentono questa frase dopo neanche 10 secondi inizio il film e pensano Ma "Che cazzo sta dicendo questa? Ma perché ho dato i miei soldi a questa minchiata? E tra l'altro so che anche le fan Perché il pubblico è prettamente femminile di questa saga eh, Non sono rimaste particolarmente soddisfatte Di come il libro sia stato trasposto Quindi parliamo di un romanzo Scritto per le ragazzine Che hanno smaniato per questa storia d'amore Che non è stato apprezzato dalle fan stesse Cioè un film... Di una roba del genere che non è apprezzato dalle fan, cioè immaginatevi quanto debba fare cagare proprio a spruzzo dal naso, che è anatomicamente anche impossibile, ma questo film riesce a fartelo fare, e quindi uh, vediamo che Tessa arriva uh, al college nel campus a prendere posto nella sua stanza con la madre uh, e um, il, 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 il fra, quello che sembra il fratello inizialmente. E entrano e trovano queste eh, due ragazze vestite come, ehm, come quelle che nell'immaginario dei genitori devono essere le bestie di Satana. Fondamentalmente, e vedi la madre di Tessa che eh, rimane così con la scatola guardando queste due, con la minigonna, eh, con i piercing, i tatuaggi, i capelli colorati, e probabilmente nella sua testa una di loro si gira e dice: è Anche se in realtà poi sono delle brave ragazze. Ovviamente è sempre così. Arriva la ragazzetta eh, un po' imbrata, incontra quelle più strafighe. Eh, che sembrano cattive bastarde, ma almeno un paio di loro sono persone a posto ed è tutta apparenza, ok? Quindi c'è la madre di Tessa che dice: Ma sei pazza, io ti riporto um, da, da qualche altra parte, eh, diciamo la camera, e le dice: Ma dai, non essere iperprotettiva, ti prego, ti posso assicurare che andrà tutto bene, eh, studierò, non mi farò tirare in brutti giri, non preoccuparti e quindi. Eh, se ne va la madre con quello che sembrava il fratello che in realtà scopriamo essere il ragazzo Noah che è un bravo ragazzo con i capelli pettinati eh, a puntino il cardigan infatti le tizie in camera di testa lo sfottono dicendo un bel cardigan e lui grazie senza aver capito che lo stavano prendendo per il culo perché si era vestito come mio nonno quando andava a scuola negli anni eh, 40 e quindi diciamo che eh, inizia così la mega avventura di Tessa al college, che scena dopo scena inizierà a vestirsi sempre meno eh, in maniera sempre meno simile a mia nonna quando andava a scuola negli anni 40, perché anche lei ovviamente siccome è una brava ragazza, è pulitina e tranquilla, deve per forza vestirsi come un'anziana, perché è così che nei film americani si immaginano la brava ragazza, non una che magari eh, alle feste si diverte, ma non esagera, non come una che eh, è in grado di eh, studiare e avere buoni voti pur divertendosi con gli amici. No, no, deve essere per forza una imbranata vergine che si veste come eh, zia Belarda, per forza, no, non c'è la via di mezzo. E ovviamente devono imbruttirla leggermente perché durante il film, vestendosi sempre meglio e truccandosi di più, deve diventare la gran figa che in realtà è. Ovviamente, perché questi stereotipi non ci hanno rotto il cazzo. Noi non ne abbiamo piene le palle eh, di, 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 di queste minchiate che vanno avanti dagli anni 90. No, no, hanno funzionato per vent'anni possono funzionare ancora, figuratevi. E siccome è una brava ragazza, si sveglia prima di tutti per andare in aula e rimane chiusa fuori perché non è ancora aperta perché lei è secchiona e quindi deve essere la prima ad arrivare e l'ultima ad andarsene e lì incontra però un'altra persona che è giudiziosa quanto lei che è questo ragazzo eh, che eh, palesemente vuole fare un giro turistico nelle sue mutande ma è molto educato e quindi non la insidia eh, con eh, modi eh, fastidiosi però le fa chiaramente capire che vorrebbe farsi un giro turistico nelle sue mutande ma lei siccome è una brava ragazza ed è fidanzata assolutamente non ha intenzione di, ehm, di, di cedere a delle avance che neanche ha capito eh, che ci siano quindi sono lì in aula lei dice: Io vorrei fare economia anche se mi piacerebbe letteratura, però alla fine per trovare lavoro quello devo fare eh, perché con la letteratura non ci mangi e le solite eh, chiacchiere. Quindi la vita di Tessa al college prosegue tranquilla. Lei manda i messaggini alla madre, manda i messaggini al ragazzo che non è lì con lei perché fa il liceo. e eh, A un certo punto lei eh, torna dal bagno, quindi con l'asciugamano. Uh, arrotolato intorno al corpo i capelli bagnati e vede questo ragazzo che capiamo subito che è, è un uh, ragazzo un po' cattivello perché ha i jeans spaccati sul ginocchio non sapevo che fossero ancora una cosa che fa figo pensavo che uh, questa moda del jeans spaccato sul ginocchio e che ti rende un figaccione uh, somiglie della figa fosse finita nel 95 invece a quanto pare secondo Anna Todd e uh, Jenny Gage il, questo stereotipo di ragazzo va ancora fortissimo con il pantalone a sigaretta. Eh, il fare un po' sprezzante è lì che legge uno dei libri di Tessa. Peraltro, complimenti, grazie per aver preso il libro senza aver letto niente. E lei giustamente dice: Scusa, ma non te ne puoi andare. No, sono entrato con le chiavi e eh, vediamo uh, che eh, è per l'appunto eh, quell'attore che aveva interpretato il giovane Voldemort nel sesto film di Harry Potter ovvero Harry Potter e il principe mezzo sangue che eh, nella crescita ha sviluppato due bellissime sopracciglia che sembrano una rondine con le ali dispiegate ora io vorrei capire una cosa nei romanzi di questo tipo di film um, ad esempio eh, un cinque da sfumature o anche un Twilight, come ho detto prima, i personaggi maschili, gli oggetti del desiderio delle protagoniste, sono bellissimi, desiderabili e meravigliosi. Ora, Robert Pattinson, che adesso è diventato un attore de Cristo, ricordiamolo, infatti, io sono contentissimo che interpreterà Batman nel film di Matt Reeves. Eh, All'epoca in cui eh, interpretava Edward Cullen, era questo tizio magrissimo, con la faccia sempre così, con gli occhi. Uh, mezzi socchiusi e lucidi. Che eh, onestamente non identificherei con il vampiro bello e dannato del romanzo. Per non parlare di Jamie Dornan in uh, 50 sfumature! Che dovrebbe essere questo figo incredibile. Invece, sto tizio, con le sopracciglia all'aelio e le storie tese, e eh, che fun, fondamentalmente sembra una patata in abito oscuro, come ho sempre detto. Ora adesso abbiamo Hardin Scott. Che è questo tizio con queste sopracciglia enormi che non è veramente niente di che, è anche uno con la faccia da stronzo. Quindi, ma, la faccia, non, ma non la faccia da stronzo che piace ai ragazzi, ma la faccia da stronzo che diventa Che tiene una, una centra di dorso in faccia. Non è bello, sto coso, ma vi prego. Soprattutto, soprattutto vorrei far notare come Hardin in inglese Possa somigliare molto a una parola che um, un termine che può indicare il durello, qualcosa di duro. Hardin. Quindi piacere sono durello. Immaginatevi che grande effetto debba fare. E quindi che cosa succede? Che Tessa. Uh, quando entra la, la compagnia di stanza dice: Scusa, lo puoi portare fuori cazzo. E lei dice: Sì, vabbè, dai, stai tranquilla. E eh, a un certo punto vanno ad una festa, vanno ad una festa perché la compagnia di stanza dice, senti la wise smettere di fare tutta la santarellina. dai, andiamo a festeggiare, dice, vabbè dai, andiamo alla festa. Va alla festa e la convincono a bere un sorso di vodka anche se lei non beve. A un certo punto c'è la stronza con i capelli colorati che non si era vista o forse si era vista all'inizio, però ancora non si capiva che tipo di personaggio sarebbe stato, se sarebbe stato importante oppure no, che fondamentalmente a un certo punto... Uh, vediamo che è lì che Bachardin lo tocca insomma lo vuole possedere uh, dice um, uh, di giocare a obbligo verità e allora chiede uh, a Tessa che sceglie la verità se um, cioè quale sia il posto più strano dove ha fatto sesso lei non risponde e dice ma tu non sarai ancora vergine tutti ridono perché ovviamente nella società statunitense se vai al college sei vergine sei uno sfigato e diventi un paria è una cosa che non ho mai capito onestamente però perché c'è questa cultura che tu al college devi scopare come un riccio. Va bene, ok. I film spesso ci rovinano le percezioni della realtà, questo lo dobbiamo, lo dobbiamo ammettere, infatti, è per questo che bisogna dividere, suddividere, separare la realtà da quello che vedi nei film. Alcune cose nei film rispecchiano la realtà, altre sono un po' esagerate, ok? Si crea questa psicosi di no, sono vado al college, ho già scopato sono una merda! Ma non è così, cazzo, non è così ma non importa. E allora um, lei dice no dai scelgo obbligo, va bene, allora ti sfidiamo a baciare Ardin. E allora lei dice io non voglio più giocare dopo che si è avvicinata tanto così dal baciarlo. E intanto sulla scrivania di Noah il ragazzo di lei, si è attivato uno strumento molto importante che è il cornometro, ovvero il livello di corna che avrà all'interno del film. Quando lei cerca di baciare Ardin ma non lo fa per l'obbligo verità, è stato il momento in cui Noah ha iniziato a sentire un prurito selvaggio qua al centro della testa, ma non ha capito perché pensava fosse solo un po' di forfora. Avrebbe capito in seguito che era solo l'inizio di un complesso processo di trasformazione delle ossa del suo cranio. Per cui eh, lei dice no, 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 eh, non voglio baciarti, se ne va di sopra, inizia a sfogliare libri che non le appartengono perché sono in questa casa dove c'è la festa, arriva Harding che inizia a fare citazioni. Da libri classici, come a dire, io sono bello bastardo, ma sono anche molto colto. La sapevi questa cosa? E, e quindi a un certo punto vediamo eh, che i due stanno ancora per baciarsi spontaneamente, ma no, questo non accadrà perché Tessa è una brava ragazza e non vuole tradire il suo ragazzo Noah. Da quel momento in poi inizierà lo stalking di Ardin, che incontra Tessa il giorno dopo, lezione nel corso di letteratura e inizia a, darse, a dare battaglia a lei sul significato di orgoglio e pregiudizio perché Hardin pensa che in realtà l'amore eh, non esiste esiste l'attrazione e lui può accendere e spegnere questa attrazione eh, quando vuole perché lui se ne sbatte perché oh hai i pantaloni spaccati sul ginocchio è uno che conta è un figo e lei dice ma che cazzo dici è uno dei romanzi più importanti per quanto riguarda eh, il femminismo è stato scritto in un'epoca in cui una donna non avrebbe mai fatto che quello che, che, che fa Elizabeth Bennet quindi come ti viene in mente di fare il figo con i pantaloni spaccati al ginocchio che Cristo Santo sceglieva mio cugino nel 97 che adesso ha famiglia ma vai a cagare e ehm, si capisce che c'è una tensione sessuale che si taglia eh, con un grissino neanche col coltello proprio eh. è talmente, talmente densa che fai così e te la spalmi poi sul pane e ehm, tutto questo lo nota anche il eh, ragazzo che ha conosciuto Tessa all'inizio, che eh, vede sfumare la possibilità di prendere un autobus che lo conduca in un tour nelle mutande di lei. Poco dopo, questa scena del poco imbarazzante, eh, il ragazzo va da lei e dice: eh, non, non prendetela, era Hardin che si comportava come Hardin, quindi durello fa durello. In sostanza, Durello pare che sia il fratellastro di questo ragazzo, perché il padre di Durello sposerà sua madre e scopriamo in quel momento che Durello è il figlio del rettore Scott e io in quel momento mi sono chiesto una cosa. Vabbè, quindi Durello è il figlio del rettore, sì. Ma hanno fatto una festa alcolica in casa del rettore all'interno dell'università! Almeno credo fosse casa del rettore all'interno dell'università, perché almeno credo fosse la casa del rettore all'interno dell'università, perché una cosa che non si riesce a capire in questo film è quanto distino i luoghi in cui vanno i personaggi dall'università o da altri luoghi che vediamo. Non si capisce dove siano, in quanto sia grande la città. È proprio un luogo fuori dal tempo e dallo spazio, vi giuro. Forse è complice anche una delle regie più pigre e malfatte che abbia visto in un film con un budget comunque dignitoso e anche a causa del montaggio che è davvero è, è terribile. Sembra un film mutilatissimo e a un certo punto io vi giuro... L'unica cosa che sentivo era il rumore incessante del martello che colpiva l'incudine sopra cui erano riposti i miei coglioni. Perché non era neanche più semplicemente brutto, era proprio palloso a un certo punto. Scene eh, che vanno avanti, montate l'una dietro l'altra, ma senza un vero costrutto. Loro che fanno cose, sembravano una serie di cortometraggi con protagonisti gli stessi personaggi. Cioè non sembrava neanche più un film unico. Davvero era una cosa terribile, comunque sia, eh, capiamo che ehm, Durello ha una fascinazione per Tessa, infatti, lei è lì. Eh, alla tavola calda che fa colazione arriva Durello che dice senti dai lo so sono stato stronzo possiamo ricominciare possiamo essere amici e lei dice ma no guarda è meglio mantenere la distanza lui fa questa battuta semplicissima eh, che fa un passo indietro come dire ho fatto un passo indietro come dire che mantengo le distanze. ma col cazzo che ti lascio in pace. perché ho i pantaloni spaccati sul ginocchio sono figo e a me non si dice di no e a un certo punto Ardin guarda intensamente Tessa fatto così improvvisamente serio e le chiede... La vuoi vedere una cosa? Tessa, digli di no! È palesemente il cazzo! DIGLI DI NO! Ma siccome Tessa è furba quanto un pulcino che va a chiedere alla faina se per caso ha un po' di sale da prestare alla mamma per cucinare la pasta, ecco che eh, accetta. E Ardin con la sua macchina super figa vintage, perché per l'appunto i tizi con i pantaloni spaccati sulle ginocchia guidano macchine vintage che fa più figo, viene portato in questo luogo segreto che si rivela essere un bosco ora. Tu lo capisci che questo non è tanto giusto di testa, si vede dalle sopracciglia, eh, dal fatto che ha sempre questa faccia come se gli avessero ficcato un limone in gola, dal fatto che si comporta da stronzo da quando lo conosci, ma no. Tu devi lo stesso farti portare nel bosco. E io mi immagino come possa essere andata la scena. Ardin, scusa, ma perché mi hai portato in questo posto? Secondo te, Tessa? Eh, non lo so, qualcosa mi dice che tu vuoi sedurmi. Tessa, così mi ferisci sedurti. Io non sono quel tipo di persona. No, no, io voglio farti a pezzi e ficcarti nel bagagliaio della mia auto vintage. E quantomeno sospetto che un personaggio così poco raccomandabile la voglia portare in un bosco. Buone intenzioni! difficilmente può averne e lì c'è un molo dove lui si tuffa eh, togliendosi la maglietta rimanendo in mutande perché sono sul lago e invita lei a, a entrare in acqua e quindi lei si mette la maglietta di lui per non mostrare le sue grazie e si tuffa nel lago ora il punto qual è il punto è che qui c'è l'unico lato positivo del film che lo differenzia leggermente rispetto a un Twilight o a un 50 sfumature non hanno mai 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 puntato l'accento sulla fisicità di lui ci sono dei momenti in cui è a petto nudo ma mai con inquadratura dedicata a questo è più che altro una delle cose che ci sono in inquadratura ma niente di mostrato esplicitamente quindi per una volta non vogliono puntare sul fatto che lui abbia il fisico da figaccione e quant'altro, puntano solo sul fatto che sia un cazzone con i pantaloni stracciati e il fare da duro. Però a parte quello, effettivamente, per una volta posso dire che non hanno puntato sul mostrare quanto è figo, quanto è bello e quanto sia fotomodello. Quindi per una volta mi sento di dire che va bene da questo punto di vista. Non posso lamentarmi, perfetto. Non c'è una strumentalizzazione eh, di col fisico super figo, bene o male. È l'unica cosa positiva, ma va bene così. Quindi, eh, loro due sono lì che eh, parlano, iniziano a parlare dell'amore. Lei chiede a lui: Ah, ma qual è? la persona che cambia di più al mondo e lui ovviamente risponde mm -hmm. me stesso perché per l'appunto hai eh, i pantaloni strappati, eh, la sapete la cosa quindi eh, io ero lì che ridevo come un coglione perché ho pensato ma chi gli ha scritti sti cazzi di arghima ma va bene che c'erano anche nel libro di Anna Todd ma lo stesso quanto cazzo fa ridere che qualcuno possa aver approvato una roba del genere cioè se il libro fa cacare prova a migliorare almeno i dialoghi del film ma non dico tanto ma un minimo capito che è rivolto alle fan del libro può cambiare fino a un certo punto ma quantomeno mettere delle frasi che non sembrino uscite eh, da, da un tubo di baci per ugini, cazzo. E quindi, ad un certo punto, Durello si zittisce, la guarda intensamente e le chiede ancora. Posso mostrarti una cosa? Tessa, stavolta non può essere che il cazzo! Digli di no! Poco dopo aver detto questa frase, si immerge e si immerge anche lei. Rimangono sott'acqua per qualche secondo, poi... Riemergono e lei ha una faccia strana. E io vi giuro, su quello che ho di più caro al mondo, che ho pensato che davvero lui, mentre erano sott'acqua, le avesse mostrato il cazzo. Perché lei riemerge con questa faccia come dire: La lama, la madonna, ma è durello davvero! Però non è così. Lui voleva mostrarle il silenzio, il silenzio e la meraviglia. E io se fossi stato in tessa. Avrei risposto così ad Ardin. Ardin, è vero il silenzio? Senti, senti, senti la vastità del cazzo che me ne frega. Ma Tessa non è me e quindi rimane colpita dalla profondità insondabile di Durello. Poi risalgono sul molo. Lui le va sinistramente da dietro ed è una cosa che farà spesso nel film. Molto eh, sovente. Lui eh, le arriva da dietro e ogni volta avevo paura. Uh, inizia a toccarla, a accarezzarla, lei trema e lui chiede "Ma tessa, nessuno ti ha mai toccata?". E lei fa "No", perché ti sei fermato? Perché abbiamo ancora tempo. E qui dimostro che lui in realtà è una persona sensibile che non vuole solo scoparsela. Poi vanno a cena fuori e arrivano gli amici, tra cui la stronza che beh, presumo si scopasse Ardin, in prima che quella che aveva dei colorati che insomma iniziano a sfotterlo un po'. Come, come dire, lui cosa fai? Ti va con questa qui, eccetera. E Ardin diventa improvvisamente uno stronzo terribile. Eh, perché lei dice: Beh, io vorrei dire al mio ragazzo di noio, E lui fa: Ehi, hey, hey, tu, ma che cazzo dici? Eh, io sono da solo. Cosa vuoi della mia vita? Ma smetti ma... E intanto uh, intanto, in tutto questo uh, non ce lo dice il film, ma pare voci di corridoio dicono che Noah, il ragazzo di tessa, uh, fosse andato d'urgenza dal dermatologo perché aveva queste protuberanze che gli erano cresciute dove gli prudeva uh, qualche giorno prima uh, il centro uh, del cranio e pare che siano delle protuberanze con una composizione ossea. Capirà! Da lì a poco di cosa si tratta. Quindi succede che eh, Tess se ne fa una ragione, rimane ferita dal comportamento di Ardin e a sorpresa, riceve una visita da Noah che indossa un cappellino, perché eh, le protuberanze sembrano eh, essere un problema osso serio. No? In realtà non ha nessun cappellino, ma nella mia testa la scena era così. Quindi, vediamo loro che passano. Eh, un bel pomeriggio e la sera vanno a questo farò dove gli amici stronzi di Durello che non capisco come mai eh, lui voglia uscirci visto che sono tutti dal primo all'ultimo dei pezzi di de merda eh, iniziano a fare questo gioco tra cui ci sono anche e il ragazzo di eh, passarsi con, la, con le labbra così un cartellino di carta che a un certo punto cade a questo tizio tatuatore con un, prob un probabilissimo passato da tossicodipendente aggressivo, che fa cadere il cartellino e dice «Oh, devo baciare la persona al mio fianco, guarda caso» e tessa. E giustamente, eh, aumentando improvvisamente il prurito al centro della testa, eh, Noah dice «No, non puoi, non vuole, che cazzo vuoi?» Allora Durello si alza, che stava guardando la, eh, la scena da lontano, e picchia il eh, tossicodipendente tatuatore e eh, se ne va. Poi Tessa va a, in camera sua a dormire col ragazzo, ma a un certo punto viene chiamata dal tizio fratellastro di Ardin, va a casa di Ardin, di, di Durello. E scopre che ha sfasciato tutto, vasi di fiori rotti, roba per terra, manca solo la merda che cola dalle pareti. E lo trova in eh, piscina, perché ha la piscina, sto stronzo, eh, con questa bottiglia di Jack Daniels che fissa il vuoto. E gli dice: Ma tu hai detto che non bevi, che non bevi? Fa, ah, cosa vuoi da me? Ah, bene, bene. E io dico: Questo ti ha trattato, prima ti ha eh, trattato come una stronza. Poi si è dimostrato sensibile ai momenti di sgrilletta sul molo. Poi è diventato di nuovo stronzo. Poi ti difende quando un tizio cerca di molestarti. E poi vai a casa sua e trovi tutto sfasciato. Ha bisogno di un cartello che ho scritto: Sono instabile, stammi lontano perché ti rovinerò la vita per farti capire che non devi stare con lui. Cristo? Ma come cazzo, cioè, queste tizie. Che problemi hanno perché sono tutte affascinate da questi rincoglioniti? Sono persone stabili con dei problemi. Ma non la vuoi capire? No, non lo capisce. Non lo capisce. E anzi, vanno in camera di lui, non trombano. Però si scambiano le fusioni, si leccano. Nel senso proprio che lui proprio la, la, la lecca, la bacia, uh, lei si addormenta accanto a lui. E nel frattempo, Noah passa tutta la notte a chiedersi come fare a eh, non far scoprire a nessuno che gli sono cresciute queste corna da caprone perché nel frattempo questo povero Cristo era in camera di lei lei se n'è andata per andare a fare le cose con, Ar con Condurello ma vi rendete conto? e a che lei si sveglia di soprassalto e dice oh cazzo il cornuto eh, va in bicicletta al campus e eh, si rende conto che quel povero Cristo lì che l'aspetta fa, ma dove sei stato? Fa no, guarda, ero con un amico, e scopre che Durello l'ha seguita lì dietro. Lui fa: No, mi hai tradito, addio! E eh, inizia a incornare gli alberi che trova all'intorno e se ne va con il suo SUV. Quindi, eh, il problema qua è proprio il fatto che lei ehm, si ehm, come posso dire, si ehm, innamora di Hardin. Che, per amor di Dio, è una cosa che può succedere. Va bene. E qui inizia questo montaggio di loro che fanno cose, cioè proprio loro che vanno sul prato a baciarsi, loro che eh, si scambiano le fusioni sul letto, tutte cose di cui non me ne frega assolutamente un cazzo. Tra l'altro, eh, quando eh, per l'appunto Arden aveva fatto lo stronzo, lei aveva, si era svegliata all'improvviso, aveva visto Arden a torso nudo che la guardava e lei diceva, ah, sei qui. E io mi ero chiesto, ma scusami, questo è un altro Edward Cullen che la guarda mentre dorme, si introduce in camera sua quando lei non vuole e lei è contenta? Fortunatamente era un sogno, ok? Comunque, consumano questa storia d'amore meravigliosa, peraltro c'è questa scena fantastica di lui che eh, dice, stai qui mentre sono in biblioteca, si fanno chiudere dentro in biblioteca e si mettono a leggere. E io pensavo che in realtà, a parte una scena di lei che è infogliata con una bestia iniziasse a dire cose come... Sei, stantuffami sull'isola che non c'è, prendimi sulle cime tempestose, perché sembra una che per appunto ha una certa affascinazione per la cultura, invece no, scappano inseguiti dal, dalla guardia del campus più cicciona eh, degli Stati Uniti d'America e fondamentalmente eh, continua così ed è di una noia mortale. Una vera noia mortale, credetemi. E intanto scopriamo che Durello è così instabile perché il padre eh, si sta per risposare, ma non si meriterebbe una seconda occasione perché eh, era un ubriacone in passato che eh, a un certo punto importunando le persone sbagliate al pub. Uh, le ha uh, involontariamente spinte a vendicarsi sulla sua famiglia. E quando uh, Durello era piccolo è arrivata uh, um, questa gente a casa e hanno fatto le male a sua madre, che però non è morta. A quanto pare vive in una topaia a Londra, stando a quello che dice lui. E io mi sono chiesto: ma questo come cazzo ha fatto a diventare rettore se era un accorizzato che ha provocato l'aggressione della sua famiglia? cioè, va bene che le persone possono cambiare, siamo tutti d'accordo, però nell'ottica di una carriera. In quell'ambito potrebbe essere una bella macchia che potrebbe impedire a una persona di diventare rettore di una fottuta università dove ci sono degli standard morali da rispettare. No, cioè, lo sapete quanto è ipocrita la società statunitense su queste cose? Quindi, onestamente, mi sembra abbastanza assurdo. E tutto procede con la madre che sa che Noah... È stato mollato dalla figlia e dice: oh, ma come ti permetti?. Arriva mentre stanno per trombare sul letto e fa: Ma guarda come sei cambiata, non pensi più allo studio? Cosa che non è vero perché lei continua a studiare. E allora dice io ti taglio i fondi, stronzo vattene! Perché la madre è una pensiva che le aveva programmato la vita fin da quando era bambina. E che cosa succede? Che Ardin, um, che è un immanicato, ha un appartamento vicino al campus e, e si mette a vivere con lei. Peraltro si conoscono da una settimana, lui è instabile, sfascia le cose, ma lei ci va a vivere insieme. E allora poi, davvero, come cazzo? Perché? 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 Perché ti fai questo, Tessa? Perché? Quindi, cosa succede? Che tutto procede finché la stronza con i capelli colorati non si infila in mezzo alla loro relazione e inizia a far credere a Tessa che eh, Durello abbia una relazione con eh, lei. Eh, organizza tutto, tutto col tossicodipendente tatuatore eh, che eh, la porta al bar dove c'è anche Durello e la stronzona... Eh, le mostro il video che avevano girato la prima sera dell'obbligo verità quando si erano conosciuti eh, quando lei se n'era andata alla stanza che non voleva più giocare eh, il filmato mostrava harding, eh, Durello che diceva eh, ma, mh, guarda, scommettete che io posso farmi dire di sì io faccio credere di essere innamorato di lei poi spengo tutto e in tutto questo Durello guarda la scena impotente faccia di chi ha un carlino davanti al naso che ha appena scorreggiato così sono dei guai e quindi Tessa si incazza, se ne va qualche giorno a casa sua dopo aver mollato Hardin la madre le chiede scusa per essere stata oppressiva, lei chiede scusa alla madre per essere stata un po' stronza e poi va a trovare eh, in questo allevamento di capre eh, il povero Noah in realtà è, è, il, è il campo sportivo del liceo però eh, per le corna che ha che non, non passa più dai soffitti eh, poteva essere tranquillamente un allevamento di capre eh, il povero Noah che però è contento sorride dice ma no dai le persone possono cambiare alla fine è una cosa che capisco e quindi inizia subito un nuovo format di real time che si chiama, si chiama felici con le corna lui è contentissimo mentre non riesce a tirare più in su la testa perché le corna lo spingono giù e Noah viene eh, lasciato uscire di scena in questa maniera riprovevole e il film finisce con Uh, Durello che scrive un saggio per il corso di letteratura in cui ritratta quello che pensava su Orgoglio e Pregiudizio dicendo che la pensava così perché non aveva ancora incontrato la sua Elizabeth Bennet e i due si rincontrano al molo dove probabilmente ricomincia la loro storia e quindi questo era il primo capitolo di quella che sembra essere una nuova saga cinematografica il secondo capitolo è già in produzione e io mi chiedo perché, perché ragazzi come avrete notato è un film brutto però effettivamente non è orrendo come un 50 sfumature o un Breaking Dawn o un eh, New Moon, Twilight e quelle minchiate lì non è brutto così ma è brutto parecchio e soprattutto quando non è brutto è solo noioso per cui faceva schifo al cazzo perché faceva schifo al cazzo, ma proprio tanto, e quindi eh, ho voluto parlarne anche ad Halloween, perché film più spaventoso di questo, ragazzi, non c'è. Eh... <ride> È spaventoso per certe cose che succedono, per certe bruttezze che ha dentro, però effettivamente è meno brutto rispetto ad altri, che non lo, non lo fa diventare bello, lo fa solo diventare un po' meno brutto. Cioè, un po' come quando ti chiedono: preferisci berti un bicchiere di merda a sciacquerella o un bicchiere di piscio? direi, oh, ma potete scegliere lui voi piscio, ma non è che io mi bevo e piscio abitualmente tutti i giorni, è un po'. Um, quel tipo di, di, di roba lì regia praticamente inesistente montaggio assassino io non so quanto abbiano tagliato ma non mi interessa e, e, e quindi niente quindi questo è questo è uh, After un film idiota che non è piaciuto neanche alle fan di After l'ennesimo tentativo di Hollywood di sfruttare un fenomeno che va per la maggiore tra i ragazzi nella speranza che eh, questi vadano in sala e, e aumentino le vendite dei biglietti una porcheria di rara fattura so che in tanti stavate aspettando questa recensione finalmente ve l'ho portata però come vedete l'incazzatura era moderata perché per l'appunto c'era meno del previsto incazzarsi ma comunque c'era ce tranquilli avete visto che per essercene Ce n'era, quindi io vi abbraccio così tanto ma tanto ma tanto bene E noi ci vediamo al prossimo Movie blog. Buon Halloween a tutti Ciao ah, Che cazzo eh. Ma cosa ho fatto per una mezz'oretta? Oh ma mm, No è come se avessi perso il controllo. Devo andare a fondo alla faccenda. Devo andare a fondo. Va bene, va bene. Sono riuscito ad evitare una figura di merda, ma adesso devo capire come fare a uscire da questo coso di cartone. Io voglio il mio corpo. Un momento. Forse c'è una persona che può aiutarmi. Devo trovare il modo di contattarla, altrimenti... Rimarrò intrappolato qui per sempre.